dito della protezione civile, accompagnati inizialmente a Malpensa e poi a Trenno dall'assessore Pietro Foroni e poi in fiera alla conferenza stampa finale dal presidente della regione Lombardia Attilio Fontana e dalla vicepresidente Letizia Moratti. È importante andare sul territorio per renderci conto, per capire quali sono le buone pratiche, quali sono le cose che possiamo migliorare insieme alle regioni, insieme ai responsabili della campagna Covid. In questo momento siamo col dottor Guido Bertolaso, che è responsabile della campagna Covid per la Lombardia, la regione più grande, 10 milioni di abitanti, quindi il buon andamento della campagna in Lombardia sicuramente gran parte del buon andamento della campagna nazionale. Questo è un esempio di buona pratica laddove si è messa assieme la Camera di Commercio con la sanità locale, quindi con la ASL, e devo dire che è un centro che può addirittura triplicare le proprie potenzialità in funzione dell'arrivo delle dosi di vaccino. Di questo ne sono soddisfatto, adesso vedremo gli altri centri. Ovviamente non viviamo nel paese ideale, ci potrebbero essere problemi, li miglioriamo, i sistemi informativi da domani prenderanno una nuova luce col sistema, quello nazionale della struttura commissariale di Poste Italiane, quindi sono confidente che si farà ancora meglio. Ringraziare tutti i volontari che sono impiegati a supporto della campagna vaccinale. Solo in Lombardia ce ne sono più di 500 in attivazione giornaliera per supportare solo le attività di vaccinazione, quindi non stiamo tenendo conto di quelli che sono impiegati nei trasporti, nel supporto delle attività mediche. Ecco, credo che sia importante anche prendere atto di questa parte del paese che volontariamente si mette a disposizione nell'ambito del sistema di protezione civile e che io ritrovo qui diciamo impiegato, come ho trovato da altre parti, è veramente, come dire, un punto nazionale importante, quindi volevo ringraziare tutti i volontari italiani e della Lombardia. Noi abbiamo preparato un centro vaccinale insieme alla Camera. Abbiamo al momento visto due CE e al momento c'è grandissima soddisfazione, ma non avevamo dubbi perché al di là delle polemiche spesso sterili, il sistema lombardo sui vaccini sta funzionando e sta funzionando molto bene. Qui ho visto che in questo momento stanno inoculando le due linee, il Pfizer per gli over 80 e le categorie vulnerabili e l'AstraZeneca per, in questo momento stavano vaccinando degli insegnanti. Sono molto soddisfatto di quello che ho visto. È una bella realizzazione perché integra ciò che l'Italia è: la difesa, gli assetti sanitari, la Croce Rossa, la protezione civile, la regione Lombardia con la propria ASL di competenza. Questa è la bella Italia, fare insieme le cose si possono fare spendendo anche poco, ma andando all'obiettivo. Questo è un sistema che comunque può essere esportato con una logistica anche molto semplice, quindi non c'è bisogno di spese importanti, ma l'integrazione soprattutto anche con la parte del volontariato. Le persone vengono in macchina, quindi si sentono in un ambiente che è proprio, che è familiare, e questo è un elemento importante soprattutto per le persone, diciamo, più avanti nell'età, e anche andare in luoghi più ampi può essere meno gradito che restare nella propria autovettura, magari guidata da un parente col quale ovviamente ci sono i contatti quotidiani. Potenzieremo anche l'assistenza con il volontariato di protezione civile in modo tale che magari nei giorni più caldi ci sia un comfort maggiore. Questo è uno dei centri massivi individuati da Regione proprio negli scorsi giorni. Abbiamo quattro linee vaccinali in questo momento gestite dall'esercito. A partire dal mese di aprile arriveremo ad averne 14 complessivamente, che saranno gestite sia dall'esercito e sia dal personale della SST dei Santi. Questo per poter, è indispensabile poter potenziare le linee ed arrivare fino a 4.000 vaccinazioni al giorno. Abbiamo sicuramente predisposto un progetto che è compatibile ed è assolutamente in linea con quanto previsto dal governo, anzi siamo un pochettino più avanti rispetto a quelle che erano le richieste che ci venivano avanzate. Ma il generale Figliuolo ha anche apprezzato i centri vaccinali, ha molto apprezzato l'ospedale in fiera, quindi complessivamente devo dire che è una visita molto positiva. I lombardi a questo punto si aspettano la famosa vaccinazione massiva
Quando inizierà? Inizieremo con il portale di poste, la prenotazione nei primi giorni di aprile. Sostanzialmente la quantità